cioè, te lo devo dire, l'altra volta ci siamo incrociati, forse tu non mi hai visto, e io ti volevo fermare, poi ho pensato, ma no, se la fermo questa non mi dice, sai, non conoscendomi. Però mo che ti ho rivista di nuovo e ti ho detto, senti, ti posso conoscere, tu sei stata così gentile, grazie. E poi ti volevo chiedere come ti chiami, io non so il tuo nome. Io mi chiamo Laura. Sì. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Pino. Senti, ma tu che fai nella vita? Io lavoro per un negozio di scarpe, sono commessa. Ah, le scarpe, bellissime le scarpe. E tu Pino cosa fai? Io faccio carabiniere. Bello! Sì. Quindi sei nell'arma. Sì, nell'arma. Senti, Laura, a parte il fatto che c'hai dei begli occhi, proprio due bellissimi, ti volevo chiedere una cosa. Posso? Dimmi, tranquillo. Mi daresti il tuo numero di telefono? Certo, sì. Vuoi appuntarlo sul telefono? Sì. No, vabbè, però sul telefono non, io non sono tanto pratico di queste cose tecnologiche. Io porto sempre carta e penne, capito? Aspetta, ma me lo segno? Tu me lo detti e me lo segno sul foglio, così non lo perdo e non mi scordo. Beh, dimmelo. Mo scrivo Laura. Aspetta, Laura. Dimmi il numero. 3, 4. 3, 3. Sì? 7, 0. Sì. 3, 28. Sì. 2, 15. Oh, però è lungo il numero tuo. Oh, ce ne vuole per telefonare. Senti, allora io mo me lo conservo, e domani mattina ti chiamo. Va bene, Laura? Buonanotte Laura, grazie, ci sentiamo domani, ciao Laura.